Ciao a tutti e ciao a Gossip News. È stato il primo caso mediatico italiano e la perdita della memoria credo che sia un tema molto affascinante. Lo smemorato di Collegno credo che almeno ancora fino alla mia generazione è un personaggio di cui insomma si ricordano degli strascichi, perché mi ricordo appunto io da ragazzina quando non mi ricordavo le cose mi dicevano: ma che sei, lo smemorato di Collegno? E poi un giorno mi hanno detto: sai che facciamo il film sullo smemorato di Collegno? Ho detto: ah, finalmente, così so la storia di questo signore, perché no, era diventato un modo di dire, però così, dove poi il vero protagonista era stato dimenticato perché erano passati tanti anni. E in più per me personalmente è un bel personaggio, così diciamo insolito, di donna popolana, donna povera, donna del popolo, che si porta un grandissimo dolore, una grande dignità e una grande solitudine, visto che quest'uomo l'ha abbandonata. Sono una persona abbastanza istintiva, quindi mi faccio coinvolgere sia da chi me li propone, perché anche quello, l'interlocutore, chi arriva a proporti già ti comunica come fare una cosa. Hanno pensato a me come questo ruolo, abbastanza insolito, perché insomma è una donna molto diversa da me, e quindi quando mi hanno detto tu puoi fare questo ruolo, mi hanno detto: mi raccomando, magari vieni e non venire truccata. Quando ti faccio incontrare Zaccaro cerca di venire un po', insomma, un po' dimessa. E così è stato, quindi devo ringraziare sia Susanna Bolchi che mi ha dato, che ha visto in me la trasformazione di questo personaggio, che il regista anche, che ha avuto il coraggio di osare nel trasformare, nel giocare appunto, quello che è, come dicono gli inglesi, to play. Questo mestiere è fatto per giocare, il gioco fa parte, appunto la trasformazione fa parte del gioco.